Oggi parliamo della stazione di Santa Croce del Lago, una storia piuttosto travagliata. La stazione, fino al 2013, contava 16 treni al giorno. Venne poi sospesa al servizio viaggiatori dal 2013. Si ricorda che qui, il primo binario, eliminato da tempo, è stato ripristinato con dei lavori effettuati a partire dal 2010. La stazione è stata poi riaperta per le proteste, seppure con sole 8 corse al giorno. Con il potenziale turistico, oltre che per i pendolari, questa stazione merita di più, e chiediamo alla Regione Veneto che vengano ripristinate le corse nella loro interezza.